Ma Ciao. buongiorno, Ma buongiorno. buongiorno. Buongiornissimo, buongiornissimo. Aspettate che sto provando ad entrare su Twitch senza Ciao, succedere. ciao a tutti, ciao Guido, il fantastico, l'amorevole recruiter di quartiere. E oggi è una live un po' particolare, già per l'orario, perché comunque ho dovuto fare un training psicologico per dire non dire buonasera, non dire buonasera, non dire buonasera, perché in effetti non avevamo mai trasmesso a pranzo, oltretutto, per la gioia del nostro regista. Il grande cucino. Mi sta offendendo, voi non lo sentite, ma mi sta offendendo. Niente, ragazzi. Io non ci sarò io in questa live, per vostra fortuna, ma volevo soltanto presentarvi al nostro grandissimo amico Guido, che è un fantastico recruiter tech, quindi a noi ci interessa parecchio. E ha un grande seguito, ha pure una bella community molto molto attiva, si chiama La Locanda del Tech. Ma lo potete vedere anche tra i nostri partner, nel server. Oggi iniziamo un format particolare, un format non tecnico, almeno non quello che facciamo di solito, ma un format dove si spiega un po' tutta la situazione sulla parte di recruiting, come cercare, come trovare e come trattare il mondo della ricerca del lavoro. Io volevo giusto ringraziare Guido, perché l'ho inseguito per anni per fare questo format, per anni. Decenni, decenni, Si decenni. è fatto proprio, si è fatto proprio desiderare un sacco, e l'ho desiderato un sacco e l'ho avuto, quindi l'ho avuto e l'ho donato a voi. Allora io mi taccio, vi saluto, do un bacione a tutti quanti, e ragazzi, divertitevi. Non è solo bravo, è anche divertente, quindi potrete divertire. No, è solo divertente, non è bravo. Ok, Grazie Fabio. vai. Allora, Io ti lascio, vado proprio via, ti lascio iniziamo. tutta la situazione. Ciao. Grazie mille. Vai, alla grandissima. Sì, mi sto vedendo sull'altro monitor. Benissimo, allora, direi di iniziare senza indugio e vi condivido in questa prima live di molte, perché Costa mi ha obbligato a farne 37, ma scherzo, ne faremo un po'. Però in questa primissima live l'obiettivo è di parlare dell'approccio, no? Che dovreste avere nel momento in cui si cerca lavoro. Ok? Quindi parleremo di un sacco di roba. Principalmente andremo a toccare alcuni argomenti abbastanza, come vi posso dire, standard e classici, se volete, no? Quindi la parte relativa al curriculum, al profilo LinkedIn, parleremo velocemente di personal branding, di open source, e poi una parte un po' più orientata all'orientamento, scusate il gioco di parole. Quindi come capire dove andare a cercare informazioni sulle aziende, capire se l'annuncio è giusto per noi o in generale è scritto bene o è scritto male, come capisco come farmi trovare, un po' di siti appunto che possiamo utilizzare per informarci, e poi un argomento che a me sta sempre molto a cuore, che è quello delle community. Chiaramente voi fate parte già di una community, insomma, anche estremamente popolata ed estremamente attiva, però in giro ce ne sono tante, e l'idea è proprio quello di, proprio quella di, diciamo, fare un po' un approfondimento sul tema community per quanto possibile, e poi alla fine lasciamo spazio a domande, chi più ne ha più ne metta. Iniziamo. Parliamo del curriculum, ormai famosissimo in tutto il mondo, curriculum di esempio del buon Luke Skywalker. E alcuni punti
interessanti riguardo la scrittura di un curriculum. Io, come diciamo ormai alcune persone sanno, sono assolutamente un fan del curriculum europeo, anzi, perché secondo me è la morte della personalizzazione e non dà spazio al racconto di sé, no? Allo storytelling, alla personalizzazione, a riuscire a fare un curriculum accattivante, no? E tendenzialmente io consiglio sempre di fare un curriculum di una pagina, 2 pagine al massimo, se siete proprio profili senior, che ci avete un sacco di robe da raccontare. Però tendenzialmente in una pagina ci si riesce a stare tranquillamente. Nell'esempio, per esempio, scusate anche quel gioco di parole, Luke Skywalker è un front-end developer lead, quindi ha già un po' di anni di esperienza, e alla fine sono riuscito a condensare 12 anni, 13 anni di esperienza in una pagina. E quindi c'è la possibilità, con i giusti accorgimenti, di riuscire a condensare. E tutto quello che scrivete sul curriculum è testuale e dovrebbe essere testuale. Quindi io consiglio sempre di evitare, per esempio, di utilizzare le icone, no, delle tecnologie, dei linguaggi, e scrivere tutto in maniera testuale. Questo perché il curriculum viene letto dai famosi ATS. Che cos'è un ATS? Lo vediamo dopo. Però, esattamente come LinkedIn, è un'altra cosa che vedremo successivamente, più testo c'è, meglio è, perché il testo fa parola chiave. Quindi tutte le competenze tecniche che voi avete, le certificazioni, insomma, tutto quello che rientra un po' nel ruolo che vi siete costruiti, che vi state costruendo o per il quale state applicando, tendenzialmente dovrebbe essere testuale per aiutare appunto il software a leggere nel miglior modo possibile il vostro curriculum. I contatti, voi vi stupirete, ma io ricevo molti curriculum senza l'email, senza il telefono, io come vi contatto? Ok, quindi può sembrare una cosa molto basic, ma non lo è. E quindi occhio al numero di telefono, all'email, al profilo GitHub, al profilo LinkedIn, tutto, magari, che ne so, se avete uno spazio esterno, un vostro sito, o un repository dove ci sono le certificazioni dei progetti, cioè tutto quello che volete mostrare, mostratelo, con i link, appropriati. Attenzione, super attenzione agli errori ortografici e in generale alla formattazione, perché, come dico, anche l'occhio vuole la sua parte, sia dal punto di vista estetico del curriculum, ma anche dal punto di vista di come è scritto, ok? Quindi scriviamolo in italiano, scritto bene, rivediamolo, rileggiamolo senza errori ortografici, doppi spazi, virgole, punti esclamativi e punti e virgola messi a caso, ok? Cerchiamo di scriverlo come si deve, perché se lo scriviamo come si deve, facciamo trasparire il fatto che comunque ci siamo messi d'impegno e non l'abbiamo fatto giusto per, ok? La foto, anche qui la foto è un argomento estremamente dibattuto, e se ce l'avete, ma fatta bene, quindi professionale, mettetela. Se volete mettere i selfie in macchina, le foto al mare o le foto in canotta o le foto col mojito in mano, probabilmente non è una buona idea, quindi non la mettete. In realtà, in Italia non c'è nessun obbligo di mettere la foto, e soprattutto per lavori tecnici, come quelli che facciamo noi, in realtà il 99% delle persone non ha alcun interesse a vedere che faccia avete, tenendo conto che poi basta che uno va su LinkedIn, tendenzialmente la foto lì c'è, quindi se proprio uno vi vuole vedere in faccia va sul profilo LinkedIn e dà un'occhiata. Quindi se avete la foto fatta bene, professionale, la potete anche inserire, se non ce l'avete, amen. Se volete, questo curriculum di esempio lo trovate sul mio profilo GitHub, cioè trovate proprio una guida a come scrivere il curriculum, con, diciamo, un'altra serie di tips and tricks che possono essere, secondo me, utili se ne avete bisogno. Ho parlato prima di ATS. Che cos'è un ATS? ATS vuol dire Applicant Tracking System, quindi è un software che
che viene usato dai reparti di recruiting di HR, che ci aiuta in primis a svolgere tutta una serie di attività per noi estremamente ripetitive in maniera automatizzata ed automatica, e ovviamente ci aiuta anche a gestire tutta la grande mole di dati che riceviamo, appunto, che siano curriculum, lettere di presentazione, dati anagrafici, altri dati che vengono inseriti durante il processo di candidatura. Si parla molto bisogna scrivere il curriculum a prova di ATS, se lo fai giallo o nero, oppure in Word, oppure in JPEG, non lo leggi, attenzione, sapete tutti noi guru o fuffa guru che si possono trovare che ti aiutano a scrivere il curriculum, sfatiamo il mito, ormai l'ATS legge qualsiasi formato. Quindi anche se scrivete il curriculum sulla carta del pane, lo scansionate e lo mandate, al 90% l'ATS lo legge. Ok? Però quello che vi dicevo prima è che l'ATS al momento legge il testo. Ok? Quindi se io lavoro con, non so, con PHP, scrivo PHP, non ci metto il logo di PHP, perché sennò l'ATS non capisce che quel logo è di PHP, e se l'ATS è stato, diciamo, attestato a cercare nel curriculum la parola PHP, non la trova, quindi rischiate di essere scartati, perché per lui quella parola non esiste, per voi esiste perché c'è il logo, ma come vi dicevo prima, il logo non va bene e va bene il testo. Ok? L'ideale, l'optimum, lo so che è molto time consuming, ma questo sarebbe proprio l'ideale in assoluto, sarebbe di riuscire a modificare ogni volta il CV in base alle keyword presenti all'interno dell'annuncio. Ok? Quindi vi prendete l'annuncio, ve lo studiate per bene, trovate le parole chiave che secondo voi sono più interessanti e più importanti, e in qualche modo le riportate all'interno dell'annuncio. Sempre senza mentire, ok? Perché se l'azienda cerca X, voi X non lo conoscete e lo scrivete nel curriculum, magari venite chiamati al conoscitivo, però poi arrivate al tecnico e vi segano le gambe in 5 minuti e poi. E cosa avete risolto? Avete perso tempo voi, avete fatto perdere tempo all'azienda, e magari vi beccate pure la blacklist dall'azienda perché fondamentalmente avete mentito. Okay. Parlando invece di LinkedIn, la questione parole chiave su LinkedIn forse è ancora più importante di quella sul curriculum, perché, come immagino saprete, noi recruiter viviamo su LinkedIn, e quindi per noi, la ricerca del profilo che serve a noi avviene tramite parole chiave. Abbiamo un sistema che si chiama LinkedIn Recruiter, che è una versione premium di LinkedIn, dove abbiamo tutto un set di ricerche, di campi di ricerca testuali, dove noi possiamo andare a cercare appunto tutto quello che ci serve, quindi la città, il job title, le competenze, le parole chiave, gli anni di esperienza, insomma abbiamo un sacco di filtri che possiamo utilizzare. Quindi capite bene che se io cerco A, B e C, se voi A, B e C sul profilo ce l'avete scritto, molto probabilmente, anzi sicuramente, il vostro profilo emergerà nelle mie ricerche, ok? Quindi dovete ottimizzare il profilo LinkedIn in modo tale che siate ricercabili, ok? Quindi vi dovete far trovare. L'open to work è quel beige verde che si può mettere sulla foto profilo. Io non sono un fan dell'open to work, ma per motivi prettamente estetici. C'è possibilità di utilizzare l'open to work nascosto, tra virgolette, nel senso che si può far vedere ai recruiter che si è disponibili a lavorare, ma lo vede solo il recruiter che vi cerca tramite LinkedIn Premium. Quindi c'è Mario Rossi, c'è tutto il suo profilo e c'è disponibili a lavorare. Questo quindi lo vedono solo i recruiter che hanno il profilo premium, ma attenzione, potrebbero vederlo anche i vostri stessi HR, i vostri stessi recruiter se ce l'hanno. O comunque, se magari lavorate, faccio un esempio, in un'azienda piccola che però fa parte di un gruppo di aziende, ok? Quel gruppo di aziende probabilmente condividerà la stessa ragione sociale o comunque lo stesso gruppo di licenze di LinkedIn Recruiter. Quindi magari il vostro HR o la vostra HR della vostra azienda non lo vede, ma lo può vedere la recruiter o il recruiter o HR che sia.
di un'altra azienda facente parte del gruppo. Quindi potete usare l'open to work visibile solo ai recruiter, ma a vostro rischio e pericolo, sapendo che probabilmente qualcuno della vostra azienda, se ha accesso al LinkedIn Recruiter Premium, lo può vedere. Anche qui la foto profilo, stesso discorso della foto sul curriculum, mettiamola, ma mettiamola professionale, ok? Mettiamola fatta bene. LinkedIn, vi ripeto, è assolutamente testuale. Vi dà molto più spazio rispetto a un curriculum, quindi sfruttate tutto lo spazio che avete a disposizione per raccontarvi. Scrivete una intro su di voi, su che cosa state cercando, le esperienze che avete fatto. All'interno delle esperienze di lavoro potete agganciare le competenze, quindi per ogni esperienza lavorativa che avete sul profilo, agganciate delle competenze, perché anche quelle fanno parola chiave. E le referenze. LinkedIn dà la possibilità di chiedere delle referenze. È uno strumento molto poco usato, purtroppo, ma secondo me è estremamente utile. Io, per esempio, le referenze, se ci sono, me le vado a leggere sempre, perché magari la referenza è stata scritta da una persona che conosco e quindi diciamo, sono punti in più, punti credibilità in più per quel profilo, perché la persona che conosco si è spesa e ha speso del tempo per scrivere una referenza sul vostro profilo. Anche per LinkedIn, se avete bisogno, su GitHub trovate una guida e inoltre su canale YouTube della Locanda del Tech a luglio abbiamo fatto degli approfondimenti live sia sul curriculum con Davide D'Ambrogio sia sul profilo LinkedIn con Fabio Banzato. Quindi live abbiamo analizzato un curriculum e un profilo LinkedIn e l'abbiamo ottimizzato live. Quindi oltre, diciamo, al repo di GitHub, se avete bisogno anche di, diciamo, una guida visiva video, le potete trovare lì e secondo me, insomma, sono carine e utili. Per quanto riguarda un paio di esempi pratici di headline di developer o sezione About Me di developer, questa in teoria è come dovrebbe essere fatta una headline, ok? Perché se io vado sul profilo di Patrick, io o comunque già lo cerco, o magari, che ne so, fa un post e mi capita nel feed il post di Patrick, io capisco subito quello che fa. Ok, quindi non devo andare a cliccare sul profilo, non mi devo andare a leggere tutto quanto. Io nella headline so già che cosa fa Patrick. Ok, e questo è importantissimo, utilissimo e comodissimo per parlare subito di noi, anche perché vedete, la possibilità di inserire caratteri è ampia, quindi ci potete scrivere tutto ciò che ritenete utile per la vostra professione. Invece l'altro esempio di sotto è la sezione informazioni di un altro dev che ho rubato da LinkedIn, perché è interessante, perché lui parla di quello che gli piace, quello che sa fare, la filosofia, no? Che inserisce all'interno del lavoro e l'elenco delle tecnologie, delle metodologie che lui utilizza durante il lavoro. Questo è nutrire un po' di parole chiave, di informazioni utili il proprio profilo LinkedIn. Questi sono un paio di esempi semplici per ottimizzare in maniera, diciamo, funzionale il vostro profilo LinkedIn. Sulla parte di personal branding, so che quando parlo di personal branding, diciamo, mediamente chi fa questo lavoro dice: vabbè, Gui, ma personal branding è che io sono un tecnico, non mi serve, e invece serve. Nel senso che bisogna un po' cercare di andare oltre l'invio del curriculum e basta, l'ottimizzazione del profilo LinkedIn e basta, le candidature rapide, ok? Bisognerebbe cercare per quanto possibile di costruire, appunto, come dice Roberta, una relazione è di raccontarsi e costruire un network sano, ok? Come dice Roberta, appunto, nella chiusura del post, LinkedIn è relazione, non è contenuti, perché i contenuti più o meno sono bravi tutti,
e tutte a portarli, a metterli online. Il tema è poi riuscire a costruire da quei contenuti, sia che postiamo noi, sia che vengono postati da altri, delle relazioni significative. L'immagine che invece vedete a destra è invece un po' una roba da nerd, nel senso che ci sono un po' di indicazioni su come funziona l'algoritmo di LinkedIn. Questo è di qualche mese fa, io ho letto che LinkedIn sta portando un po' di modifiche all'algoritmo, però diciamo alcune linee guida funzionano. Che ne so, la lunghezza ideale di un post, gli hashtag da utilizzare, per esempio LinkedIn non è come Instagram. Su Instagram mettete 1 miliardo di hashtag, su LinkedIn ne bastano 2 o 3. O anche di non autocommentarsi il post prima di tot minuti, o modificarlo dopo 10 minuti. Insomma, ci sono tutta una serie di tips and tricks che possono essere utili per, diciamo, un po' capire, entrare nella mente dell'algoritmo di LinkedIn. Parlando di GitHub, è un altro tema su cui si dibatte molto. Ah, bisogna avere GitHub, no, non bisogna avere GitHub, bisogna contribuire all'open source, non bisogna contribuire all'open source, non c'è una regola. Chiaramente, se diciamo siete profili junior, avere un GitHub fatto bene aiuta molto. Uno, perché magari quando arrivate al colloquio tecnico avete dei progetti reali di quali parlare durante l'interview tecnica, e due perché po vi possono aiutare a essere valutati in maniera più positiva. Ok? E per quanto riguarda la contribuzione ad altri progetti, anche lì l'open source non è un obbligo, è un po' una filosofia, passatemi il termine, e non bisogna farlo per forza per un tornaconto, anzi, non bisogna farlo affatto in teoria per un tornaconto personale, ma semplicemente perché si vuole condividere, si vuole contribuire a un progetto che per voi risulta interessante, ok? E anche qui, non avete in mente un progetto? Guardatevi in giro e magari trovate l'idea per risolvere un problema che vi affligge. Ho preso come esempio un progetto di Mario Candela, che è un no, in ambito cyber security, che ha sviluppato questo Beelzebub. Se vi chiedete che cos'è, non ho idea. È un honeypot di robe di cyber security, cose difficilissimi, difficilissime per me, che lavora con dietro OpenAI. Che cosa è successo a Mario? Che lui ha semplicemente pubblicato questo progetto open source su GitHub. È stato rimbalzato per word of mouth, come si dice, no? In una serie di community di hacker cinesi. Il suo progetto è esploso, nel senso che ha ricevuto un sacco di donazioni, di contribution, e quindi ve l'ho portato come esempio per farvi capire che avere dei progetti su GitHub vi può anche aiutare a essere più conosciuti, a trovare persone interessanti con le quali collaborare. Ripeto, non deve essere fatto con lo scopo di, ok, apro il progetto su GitHub perché ci voglio fare i soldi o chissà cosa. L'open source deve essere fatto in primis perché si ha la volontà di contribuire o a progetti già esistenti o con progetti nostri, ok? Quindi va preso in un certo modo, è fatto in un certo modo. E andando, diciamo, un po' più dal punto di vista dello step successivo, ok? Quindi ho sistemato il mio curriculum, ho sistemato il mio profilo LinkedIn, ho sistemato il mio profilo GitHub, magari inizio anche un po' a muovere i passi nell'open source e nella contribuzione. Ok, sono pronto a mettermi sul mercato e a iniziare a cercare un po' di offerte di lavoro. Ok? E qui come mi oriento però? Perché il mare è mosso e c'è un sacco di roba. Ok? Io consiglio sempre di
fermarsi un attimo, prendere carta e penna o file Excel o non lo so, i pastelli a cera, quello che volete, e farvi un elenco, ok? Un elenco di quello che vorreste trovare e di quello che non vorreste assolutamente trovare, ok? In che azienda vi piacerebbe andare a lavorare? In un'azienda di prodotto o in un'azienda di consulenza? In che settore mi piacerebbe lavorare? Io, per esempio, personalmente ho dei settori nei quali non lavorerei mai, che sono quello delle armi, quello del gioco d'azzardo. Ci sono dei settori che non mi interessano perché sono molto lontani dalla mia etica lavorativa, ok? Questa è una scelta che ho fatto e rientra nell'elenco. Delle, diciamo, dei cosa cerco e cosa non cerco, che anch'io in primis mi sono fatto. Ok? Farsi una lista del genere è molto utile perché vi può aiutare a targettizzare meglio le vostre ricerche. Chiaramente diciamo, il lancio a strascico dei curriculum, quindi tutti gli annunci che trovo, vado lì e mi candido, non funziona, non è interessante, e anzi è controproducente. Quindi il mio consiglio è poche candidature mirate, fatte bene, ok? Anche perché se poi l'HR vi chiama e dice: "Ah, ciao Guido, ho visto la tua candidatura per la nostra azienda che si chiama X. Se magari ho mandato 5 candidature, io X me la sono studiata, so che cosa fa", e quindi le dico: "Ah sì, certo, come no, se ne ho mandate 50, ma chi è sta X? Non me lo ricordo". Quindi già con la prima telefonata partiamo male. Ok? Avete tanti modi per capire se quell'azienda va bene per voi, quindi andare a leggere le recensioni che ci sono sui siti, vedere un po' i post che fanno sui social, scrivere agli ex dipendenti su LinkedIn, quindi modi di indagare ce ne sono un tot. In generale, appunto, consiglio sempre, per quanto possibile, di scegliere con cura, perché nonostante, diciamo, un po' il mercato si sia leggermente fermato, comunque nel settore tech c'è tanta possibilità di scelta, ok? Che siano aziende italiane o che siano aziende estere, però di possibilità di scelta ce n'è tanta. Quindi il mio personale consiglio è di cercare di scegliere con cura. Alcuni siti che si potrebbero usare sono appunto Glassdoor, Trustpilot, Indeed o anche il Tech Compenso stesso, che è un sito che hanno lanciato due Deb italiani molto giovane, penso che non abbia neanche un anno di vita, dove però trovate tantissime informazioni sui compensi in Italia di tantissime aziende diverse, i benefit full remote, non full remote. Per quanto riguarda l'annuncio di lavoro, io diciamo, nel titolo ho scritto l'annuncio giusto. Ok, ma che vuol dire giusto? L'annuncio, che quando lo leggete capite che è scritto in un certo modo, ok? Tendenzialmente ci sono un po' di red flags alle quali stare attenti, tipo insomma le solite frasi: no, siamo una famiglia, azienda leader di settore, RAL commisurata all'esperienza, giovane dinamica, no? Ci sono tutta una serie di espressioni che ormai sono talmente abusate che risultano assolutamente banali e non portano nessun valore aggiunto all'annuncio che state leggendo, né vi danno informazioni reali sull'azienda, okay? Perché possono voler dire tutto e voler dire nulla. Ok? E attenzione chiaramente all'accettare la modalità di lavoro, quindi se l'annuncio è geolocalizzato o prende tutta Italia, tutto il mondo, se il lavoro è full remote, in sede o ibrido. Se l'annuncio all'interno ha una brodolata infinita di tecnologie, linguaggi, certificazioni e robe, occhio, perché molto probabilmente segna che quell'azienda o non sa bene che profilo cercare e quindi ci butta dentro qualsiasi cosa, o al contrario, cerca di prendere, no, un intero, come diceva uno dei meme, un famoso meme sulla programmazione, di prendere un intero reparto IT, volendolo pagare come una sola persona.
Idealmente un annuncio scritto bene dovrebbe avere una serie di sezioni ordinate, quindi il racconto dell'azienda, lo stack tecnologico, le mansioni che si andranno a ricoprire, tutta la parte di RAL e benefit, gli step di colloquio. Idealmente un annuncio fatto bene dovrebbe essere così. I benefit. Molti annunci sono abbastanza ridicoli da questo punto di vista perché hanno il benefit parcheggio oppure benefit tredicesima, benefit computer aziendale. Quelli non sono benefit, sono asset aziendali normalissimi che rientrano nel CCNL molto spesso o comunque non fanno parte del benefit in sé. Il benefit può essere, non lo so, le ferie limitate, può essere il buono pasto, possono essere tutta un'altra serie di cose, il portale di welfare aziendale, un'altra serie di cose, quelli sono benefit. Attenzione alla lingua, se l'annuncio è scritto in inglese, bisogna candidarsi in inglese, se l'annuncio è in italiano, potete candidarvi o in italiano o in inglese, ma se l'annuncio è scritto in inglese, il 99% delle volte l'azienda si aspetta un curriculum in inglese. Occhio anche, perché questo si vede sull'annuncio, da quanto tempo è aperto l'annuncio, quante candidature ci sono. Un piccolo trick è se andate sull'annuncio e c'è scritto ripubblicato o reposted, se avete LinkedIn in inglese. Normalmente potreste vedere tante candidature. Quello perché? Perché quando l'azienda riapre l'annuncio, il counter delle candidature non si azzera, ok? Quindi continua a contare. E quindi può capitare un annuncio magari riaperto che sta online da tot mesi che ha 4, 5, 600, 1000 candidature, ok? Questo è perché comunque l'azienda ha deciso di riaprirlo per varie motivazioni. Quindi l'alto numero di candidature deriva semplicemente da questo. Candidatura rapida può aiutare perché comunque si fa prima, no? Candidatura rapida normalmente sono davvero pochi click o pochi tap se siete da mobile, però la candidatura rapida, la cosa che potrebbe, diciamo, non essere utile della candidatura rapida è che non vi fa andare sul sito dell'azienda. E andare sul sito dell'azienda, quindi la classica sezione, candidati con noi, lavora con noi, no? Quello vi aiuta molto, anzi moltissimo, perché da quella sezione del sito voi potete capire che cosa fa l'azienda, la loro cultura, vi dà tutta una serie di informazioni che da candidatura rapida non avreste. Quindi, per quanto possibile, dare un'occhiata al sito dell'azienda, male non fa perché magari ci sono delle cose che vi possono essere utili e rimanere in mente. Questo è un esempio brutto di come non dovrebbe essere un annuncio. Questo annuncio non dice nulla, ok? Vi chiede una seniority, una laurea STEM, perché? Requisiti fondamentali, due o tre linguaggi lanciati là, grado di autonomia, team working, problem solving, cioè solite robe. Ok? Cioè, che cosa mi hai detto con questo annuncio? Non mi hai detto nulla. Perché io dovrei scegliere la tua azienda per mandare il mio curriculum? Ok? E questo è il paradigma sul quale bisogna stare attenti. Non è più l'azienda che mi viene a cercare, ti prego, anzi no, è l'azienda che mi viene a cercare, ti prego, volevo dire, non è più come prima, no? Che le aziende ci avevano la fila fuori, ok? Ed era l'azienda che si poteva permettere da un certo punto di vista di scegliere, di dire no. Ora, per tantissimi tipi di lavori, è il contrario, quindi sono i candidati e le candidate che hanno possibilità di scegliere, quindi già dall'annuncio bisogna provare ad essere interessanti ed attrattivi. E infatti io porto sempre l'esempio di questo annuncio o in generale del loro stile. L'azienda è Serenis, è un'azienda che si occupa di salute mentale, tra l'altro oggi è la giornata mondiale della salute mentale, che loro hanno questo modo di comunicare secondo me molto bello, molto diretto, molto pulito, e infatti il loro annuncio rispecchia il loro modo di comunicare. C'è uno stack su parte client, parte server, i tool che usano, cosa offriamo, i benefit, cioè è un annuncio scritto bene che ti fa venire voglia di applicare perché è tutto trasparente, tutto nero su bianco, una marea di benefit, c'è la RAL,
Quindi è un annuncio scritto come si deve. Ho fatto un piccolo approfondimento perché l'annuncio giusto, quindi scritto bene, potrebbe essere, no, cioè potrebbe non essere l'annuncio giusto per me, ok? Quindi qual è l'annuncio giusto per me, ok? Come dicevo prima, il settore di riferimento, l'azienda lavora, scusate, in un settore nel quale io lavorerei, a occhio alle dimensioni. A me personalmente, per esempio, non piacciono le aziende troppo strutturate, troppo grosse, perché ci si perde nella burocrazia, nella lentezza dei processi, e non è una cosa che a me piace. Però magari ci sono persone invece che si sentono più tranquille a lavorare in aziende di grandi dimensioni, o persone che magari apprezzano una dimensione un po' più contenuta, 100-200 persone, o addirittura persone che vogliono andare solo a lavorare nelle start-up. Perché sono ambienti molto veloci, dove si fanno tantissime cose e quant'altro. Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha le proprie aspirazioni, quindi occhio anche alle dimensioni dell'azienda. E anche i social che scrivono, se scrivono, i dipendenti, quindi le persone che lavorano in quell'azienda, vedete che sono libere di esprimersi oppure c'è silenzio tombale? Se c'è silenzio tombale, due domande me le farei. La sezione careers del sito, quella di cui parlavo prima, com'è fatta? Che valori descrive la pagina careers del sito? La cultura dell'azienda, se fanno degli eventi, dei retreat, se parlano dei benefit, se ci sono delle interviste ai dipendenti. Quindi quella è una sezione da tenere assolutamente sotto controllo. Se fanno open source, ok? O se hanno volontà di far fare open source alle persone, ok? Anche tutta la parte, come dicevo prima, di ambiente di lavoro, di cultura, mi fai fare full remote, devo venire solo in sede, è un ibrido, ho scelta, c'è il classico 9-18 o mi fai fare l'orario flessibile e lavoro ad obiettivi? Anche queste sono cose molto importanti da verificare. E che sono abbastanza verificabili anche online. Ok? E c'è una frase molto bella, non ricordo di chi sia, ma l'ho trovata online, che dice appunto: la cultura aziendale è quello che le persone fanno quando il capo non guarda. Quindi anche capire un po' come si muovono, no, le persone sui social o magari nell'ufficio stesso, no? Perché se l'azienda è sana, la cultura aziendale è ben radicata, quando il capo gira la testa, le persone lavorano, ok? Non si mettono a giocare da solitario. Quindi vuol dire che c'è una responsabilità e una maturità all'interno di quell'azienda che probabilmente vi può dare diciamo, un'idea che quell'azienda funziona bene. Qui ci sono altri siti e altri esempi di dove poter controllare. Quindi abbiamo parlato di TechCompenso, Glassdoor, Indeed. In generale, io dico sempre di stare molto attenti ai siti di recensioni online, perché sì, sono affidabili, ma fino a un certo punto. Immaginate l'azienda che magari ha mandato a casa, nei classici layoff, un tot di persone per svariate motivazioni, magari queste persone arrivano su Glassdoor e scrivono recensioni pessime, ma sono delle recensioni dovute alla contingenza del momento, ok? Magari queste persone fino a ieri stavano benissimo in quell'azienda, poi hanno ricevuto la notizia e sono state mandate a casa, e quindi quell'emotività distrugge magari le recensioni o la reputazione di quell'azienda. Quindi occhio alle recensioni che leggete. E se le volete scrivere, anche a quelle che scrivete, quindi cercate di essere i più obiettivi possibile. C'è una newsletter molto bella di Francesco Napoletano, che è fullremote.it. Ogni mercoledì ricevete via email circa 10, 15, 14 annunci solo fullremote. C'è un repository su GitHub che si chiama Italian Awesome Remote, che al momento conta quasi 330 aziende remote friendly, appunto, in vari settori: sviluppo, marketing, digital, cyber security, ce ne sono tantissime.
Anche l'elenco delle aziende Best Place to Work, sì, è un po' marchetta, Best Place to Work, però tendenzialmente le aziende, diciamo, buttate dentro Best Place to Work, non ci capitano. Molta attenzione anche all'azienda se è una B Corp, quindi società benefit, si dice in italiano, perché sono delle aziende che hanno un occhio particolare a tutta la parte di far vivere i dipendenti in un certo modo, l'impatto ambientale, devono scrivere dei report di sostenibilità, devono mettere a bilancio tutta una serie di azioni dedicate al territorio, ai giovani, a tutta una serie di, diciamo, di KPI. Più interessanti, in Italia ce ne sono poche, però hanno un approccio diverso al lavoro. E poi chiaramente, in ultimo, ma non per importanza, chiedere all'interno delle community. Le community sono, secondo me, un ecosistema fondamentale. Perché comunque nelle community si impara tantissimo, si conoscono tantissime persone, ci si può scambiare informazioni, conoscenze, si chiede aiuto. Io qui in basso a destra ve ne ho messe solo alcune di community Telegram che io, diciamo, seguo e ho di eventi, meetup, per fortuna ora stanno ricominciando ad organizzarli anche come security cert. Sicuramente ho visto che ne avete fatti già qualcuno. Quindi vivere le community è molto molto importante perché ci aiuta a uno uscire di casa e quindi a conoscere altre persone, un po' a contaminarsi e poi perché comunque la condivisione delle informazioni in questo momento è molto importante e vi dirò di più. Sembrerà strano, ma probabilmente di informazioni su internet ce ne sono troppe, ok? Veramente troppe. Andiamo in overload di informazioni. Quindi, da un certo punto di vista, almeno per come la vedo io, entrare in una community che comunque è un ambiente abbastanza ristretto, vi potrebbe dare, diciamo, un focus, una concentrazione migliore per cercare le informazioni che davvero vi interessano e avere una risposta abbastanza oggettiva e univoca. Poi ovviamente quello che voi chiedete, che ne so, ah, com'è l'azienda X? Oppure secondo voi come si risolve questo problema? Magari a chiedere un feedback su un'azienda, un po' come le recensioni di cui vi parlavo prima, potrebbe non essere, come vi posso dire, safe al 100%, ok? Perché comunque ci sono dei bias personali inevitabili. Però se in una community da boh, 2000-3000 persone, 30 persone, 40 persone, 50 persone vi dicono: no, guarda, da quell'azienda stai lontano perché a me è successo questo, al mio collega è successo questo. Se lo dice una persona, ok, se lo dicono 50, probabilmente bisogna avere anche un campanello d'allarme, no? Soprattutto se sono situazioni che sono state vissute in prima persona dalle persone, scusate il gioco di parole, che vi stanno raccontando. Mi stanno raccontando il lieto o meno lieto evento. Anche essere nelle community, partecipare agli eventi, ai meetup e quant'altro fa parte del personal branding di cui vi parlavo prima, ok? Perché esporsi e proporsi vi aiuta a, forse dirò una cosa brutta, la dico male, ma capite il senso, a fare marketing di se stessi, di voi stessi, ok? Perché bisogna fare marketing di noi stessi per cercare un lavoro, per consolidare la posizione lavorativa che abbiamo acquisito, per magari, che ne so, provare a fare un talk a un evento. Se nelle community, agli eventi, ai meetup, costruite delle relazioni, vi ricordate il posto di Roberta di prima, se nei meetup o comunque piano piano costruite delle relazioni, se le costruite di valore, poi da cosa nasce cosa, no? E quindi piano piano riuscite a costruirvi un po' il vostro personal branding e a crescere, no? Personalmente e anche professionalmente. Io ho chiuso abbastanza in anticipo perché mi ero tenuto spazio per eventuali domande e risposte.
spero arrivino dalla chat. Attendiamo. Io disattivo la condivisione nel frattempo. Ah, grazie, Pigirco. Sì, grazie. Vediamo almeno qualcuno che scrive. Poi non so se le slide, perché ci sono un po' di link, un po' di robe, se volete ve le condivido nel canale Discord della community. E se avete bisogno di, insomma, di scrivermi per delle confronto in più su questi temi, mi scrivete tranquillamente su LinkedIn o anche nel canale Discord stesso di Security Cert. Tanto ci sono. Vediamo chi c'è. Oriana, Svides, Commander Root. Mo faccio l'appello, li chiamo tutti, qualcuno risponderà. Cristina Lady in the Middle, Dog Seven, Darkur, Lurks, Major, Furetto, Furetto bellissimo. Furetto è il mio preferito. Regia, sono stato bravissimo, evidentemente. Che te devo dire? Sono stato troppo bravo. La prossima volta sarò molto meno bravo. Lascerò un sacco di. Ah, vedi che se li chiamo rispondono. Vedi Furetto che ha scritto in chat. Vedi, li chiamo, se li chiamo rispondono. Io ero solo curioso. Già lavoro nell'IT. Lo so, Daltur, già lavori nell'IT. Possibile che non c'hai una curiosità, una domanda, che magari, che ne so, domani dovresti voler o saper o dover cambiare lavoro, magari qualcuna di queste cose ne avrei bisogno. Niente, regia, sono stato bravissimo. Alla grande. Vabbè, effettivamente l'ora che io avevo preventivato di chiacchiera, più o meno ci sono stato. Sì. Ne ho già cambiati due, dice Daptur. Benissimo. E allora, se hai già cambiato lavoro, evidentemente il curriculum e il profilo LinkedIn funzionano. Molto, molto bene. Ah no, è una pubblicità, pensavo fosse un commento. Regia, che dire? Mi posso, come si dice Roberto? Posso cantare una canzone? Non mi sa. Un gioco a premi, ricchi premi a cotillon. Vi posso far vedere Darth Vader? Io faccio una domanda. Oh, bravo Puretto, dai, grazie. Da 0 a 100, raga, piano queste domande, se no ci sto dietro. Allora, Puretto dice: io faccio una domanda per te, avercela. Se dovessi inserire tutte le tecnologie nel curriculum, finire per scrivere una lista della spesa, come si può evitare ciò? Ma tu sei proprio sicuro che quelle tecnologie ti servono tutte? Cioè le devi per forza inserire tutte? Mi spiego. Se ti stai candidando a un'azienda che chiede ABCD nel curriculum, tu metti ABCD. Potresti metterci EFG se magari sono tecnologie, framework, linguaggi, certificazioni vicine al mondo nel quale lavora quell'azienda, perché magari possono essere un plus o un plus, dipende se lo diciamo in inglese o in latino, però fare la lista della spesa ha davvero poco senso. Io ricevo curriculum che hanno, non sto scherzando, pagine intere di linguaggi, framework, database, certificazioni, cioè, raga, troppo, veramente troppo, non ha senso. Quello che dicevo prima di personalizzare il curriculum in base all'azienda e all'annuncio, e lo ritroviamo in questa domanda. Ok, quindi se io conosco 20 tecnologie, ma quell'azienda ne chiede 5, nel curriculum ne metterò 5, 7, 8, ma che ne so, se l'annuncio è front-end, chiaramente l'obiettivo è occupare lo spazio nel curriculum con
con le tecnologie front-end. Poi è ovvio che se conosci il database meglio, se conosci il cloud meglio, perché denota, diciamo, una completezza professionale maggiore, ma se l'azienda sa manco che è il cloud, ok, probabilmente sì, di quell'informazione si interessa, ma relativamente. Quindi l'ideale sarebbe riuscire a costruire, diciamo, dei curriculum tailor-made in base all'annuncio che vi trovate di fronte. I gruppi Telegram che hai messo nelle slide, hai i link? No, però ti cercano tranquillamente su Telegram perché sono tutti gruppi pubblici. Se no, dopo, quando finiamo la live, vengo su Discord e vi metto tutti i link. Vi metto tutti i link su Discord così le trovate abbastanza facilmente. Qualche domanda? Niente, quella è un'altra pubblicità. Mi prendete in giro voi di Security Server, perché penso che sono domande e invece sono pubblicità. Che dire, dai, 13:30. Oh. Abbiamo anticipato di una mezz'oretta, è tempo del caffè, direi, a questo punto. O dobbiamo stare per forza in live fino alle 14, se no Fabio Costa ci decurta la paga. No. Perfetto, alla grande. Sì, dai, sì. Sì. Va bene. Senti, se non ci sono altre domande, io direi che la possiamo chiudere qua, così ne approfitto, vengo su Discord e vi metto un po' di link utili, vi metto le slide e vi metto un po' di link utili di quei gruppi Telegram. Tanto da qualche parte nel gruppo della locanda dovrei avere un comando che li riassume tutti, quindi lo prendo abbastanza facilmente e niente. Ci vediamo quindi su Discord. Se vi vengono in mente altre domande, mi trovate tranquillamente lì, mi taggate e più o meno Discord ogni tanto ci entro, lo vedo. E se avete bisogno, mi trovate lì. O comunque vi ripeto, su LinkedIn, se avete bisogno di un approfondimento sul curriculum, guarda Guido, l'ho fatto così, che ne dici? Lo rivediamo assieme. Il profilo LinkedIn sono sempre assolutamente disponibile. E a insomma, dare un'occhiata a curriculum e LinkedIn. E che dire, ragazzi, è stato un piacere. Buon pranzo se non avete pranzato, buon caffè, buon digestivo se avete già pranzato. Regia, che fai? Chiudi tu. Ciao.